Ciao a tutti, ancora due parole sulla democrazia diretta. Una critica che muovo al Movimento 5 Stelle, ma anche ad altre implementazioni della democrazia diretta, è sulle votazioni. Perché il Movimento 5 Stelle difende la validità degli esiti delle votazioni che si svolgono nel suo portale, basandosi sulla certificazione di un paio di agenzie di certificazione. Non so esattamente come funzioni questa certificazione, ma in ogni caso io purtroppo non mi fido. Cioè, può essere che queste agenzie non siano abbastanza competenti o non facciano tutte le verifiche del caso, magari gli sfugge qualcosa, oppure potrebbero anche essere in malafede, magari sono pagate da qualcuno per certificare cose false. Non possiamo escluderlo. Il bello della democrazia diretta, secondo me, è che non bisogna fidarsi di nessuno. Invece ritorniamo al bisogno di fidarsi di queste agenzie. Ma anche ammettendo che ci fidassimo, comunque queste non possono certificare che il mio voto sia stato registrato correttamente. Perché? Perché il mio voto avviene prima di tutto sul mio computer a casa mia. Chi mi dice che io non ho installato qualche malware, qualche programma maligno, diciamo, che nel momento in cui io clicco sul sì, mi trasforma la risposta in un no? Cioè, io clicco sul sì, però il dato che viene trasmesso al server del Movimento 5 Stelle è il no. Potrebbe essere che ho installato un software, magari è un'estensione del browser che intercetta il mio click e cambia il codice della pagina e trasmette un no. Nel momento in cui questo avviene sul mio computer, nessuna agenzia di certificazione può scoprire questo inghippo, quindi il voto è falsificato. Cosa si può fare? Beh, quello che io vorrei è che gli esiti della votazione fossero pubblicati integralmente, ovvero io vorrei avere la certezza che il mio voto è stato registrato e contato correttamente. Com'è che si può fare questo? Per esempio, io nel momento in cui voto, firmo, non con il mio nome, cioè se voglio posso anche mettere il mio nome, ma magari posso mettere una frase a caso, quella che voglio io. Scrivo, non so, la neve è bella. Ok, quindi nessuno può sapere che la neve è bella l'ha scritta Alberto Mardegan. Però, dopo, quando la votazione è conclusa, sul sito viene pubblicato l'esito. Allora, questo potrebbe essere mostrato, per esempio, come un elenco delle firme che hanno votato sì e dell'elenco delle firme che hanno votato no. Quindi io, per verificare il mio voto, vado a vedere sul sì, ma lì ci sono 100, 1000, 10.000, non so quante firme per pagina, in ordine alfabetico. Io cerco la mia, se la trovo vuol dire che il mio voto è stato registrato correttamente. Se non la trovo, o se la trovo sul no, beh, è chiaro che c'è stata una falsificazione. Magari il mio computer era stato manomesso o il server è stato manomesso. E poi in questo modo è anche facile contare, nel senso che se sono 1000 per pagina, si conta quante pagine ci sono. Le pagine devono essere statiche, cioè il dato che si vede quando si visita il sito deve essere lo stesso per tutti, sia che l'utente sia autenticato, sia che sia un utente esterno, magari anche da un altro paese straniero, in modo che tutti vedono esattamente la stessa cosa quando entrano sul sito, e si può contare quanti sono questi voti. Se sono 1000 per pagina, si contano le pagine, non è difficile. E in questo modo noi abbiamo la certezza che il nostro voto sia stato registrato e contato correttamente. Che critica si può muovere a questo? Beh, qualcuno dirà: è un regalo alle mafie, nel senso che
La mafia può costringere qualcuno a dirgli: guarda, o devi, tu devi votare sì e devi firmarti con la scritta Pinco Pallino. Se tu, se io dopo la votazione non vedo questa firma, ti brucio la casa. Sì, questa è sicuramente una critica valida, però nella democrazia diretta questo secondo me è molto più improbabile. Perché? Prima di tutto perché nella democrazia diretta fatta bene, come la intendo io, non c'è una votazione ogni 5 anni, ma ci sono magari 5 votazioni al mese. 5 votazioni al mese vuol dire che ogni singola votazione assume molta meno importanza per la mafia. Perché quando nel sistema proporzionale che abbiamo ora, in cui si tratta di eleggere un parlamentare, è chiaro che questo voto è importantissimo per la mafia, perché una volta che abbiamo eletto il parlamentare di sua preferenza, dopo la mafia può fare tutto quello che vuole per 5 anni. Lo controlla questo parlamentare. Mentre qui, se abbiamo 5 voti al mese, beh, è chiaro che l'importanza di ogni voto diminuisce per la mafia, magari c'è qualche voto che importa, qualche voto che non importa. E siccome sono comunque tanti, tanti voti, il rischio per la mafia di farsi scoprire è molto maggiore. In secondo luogo, anche se ammettessimo che la mafia continuasse con questi suoi trucchi, con queste sue prevaricazioni, l'importanza come si può dire, la forza di questi abusi nel voto complessivo, nel conteggio complessivo del voto sarebbe molto minore, perché adesso la forza della mafia qual è? È che le votazioni prima di tutto hanno un impatto locale, nel senso che tu voti o il sindaco oppure il parlamentare di un certo, come si chiama? No, distretto, circoscrizione. Allora lì è chiaro che bastano poche migliaia di voti per fare eleggere una persona oppure no, per diciamo cambiare l'esito elettorale. Su scala nazionale però questo non è più possibile. Perché? Per cambiare l'esito del referendum del 4 dicembre, per esempio, quanti voti avrebbe dovuto comprare la mafia? Si tratta, adesso non mi ricordo i numeri, però tantissimi, è una cosa impossibile, quindi la mafia può spostare sì, migliaia di voti, ma comunque nel conteggio nazionale questa ha poca importanza. Oltre a questo poi non è neanche escluso che si riesca a trovare qualche accorgimento per ridurre il rischio. Per esempio, se noi immaginiamo di avere una lista, anzi un forum in internet in cui la gente dice: guardate, quelli che non hanno paura, diciamo, di esprimere il loro voto, dicono: guardate, io voterò sì a questa votazione. Se voi siete stati costretti da qualcuno a votare sì, ditemi quale firma devo mettere. Io voterò sì con la vostra firma e voi siete liberi di votare come volete. E anche questo chiaramente non è un metodo sicuro, si può abusare, è un'idea che mi è venuta così. Secondo me non è nemmeno necessaria, però volendo si possono trovare dei sistemi per ridurre il rischio che ci siano forzature nella votazione. È tutto qua, insomma. Adesso non so se ci siano altri sistemi, altre implementazioni di democrazia diretta che usino una votazione aperta, pubblica, come dico io. Piacerebbe che ci fossero e mi piacerebbe che il Movimento 5 Stelle adottasse un sistema simile. Vi saluto, buona giornata, ciao ciao.